tell me if you're really there. Don't make me fall in love. Ragazze, buonasera. Allora, io sono rimasta tutto il giorno in pigiama perché ho dovuto lavorare per le laboratorie del tirocinio che non ho ancora finito. Sono le 9 e domani ho turno, cioè veramente, vabbè, pace. Comunque adesso lo finisco, giuro. Ma comunque mi sono messa tutto il giorno a farlo e nonostante tutto trovo sempre qualcosa che non mi va. Comunque, qua c'è vino. Spiego perché sto ridendo. Quando caricherò questo video, non so se sarà già il 20, cioè non so che giorno effettivamente sarà. Praticamente, mi sembra che ci sia un cane qua sotto. Allora, praticamente, spero che quando caricherò questo video il moroso abbia già aperto effettivamente il suo regalo. Oggi, così almeno vi racconto un po' tutta la pappardella. Cosa è successo? Allora, praticamente per scegliere il suo regalo ci ho impiegato... Allora, non è che ci abbia impiegato tantissimo, perché fortunatamente lui è un tipo a cui... Non lo so, cioè, non è... è strano da dire, però non è difficile fargli un regalo. Non so perché mi viene tutto in maniera tutta molto spontanea, no? E già gli avevo regalato il calendario dell'avvento, che se non mi sbaglio avevo fatto anche vedere come avevo fatto in un qualche vlog precedente, penso di novembre. La storia di questo regalo qui è stata questa. Io tecnicamente volevo prendere un qualcosa per andare via, cioè dato che ci siamo ritagliati praticamente un weekend la prima settimana di gennaio, quindi io stavo già pensando così cos'ho. Poi non so perché, cioè, è venuta fuori quando siamo andati in fiera una specie, tra virgolette ovviamente parlando, una specie di discussione dove io mi dovevo fare i fatti miei, insomma, così cos'ho. Al che non so bene che cosa io abbia capito, perché può anche essere che io non abbia capito un cavolo, può anche essere che non andiamo da nessuna parte, cioè io nel senso voglio andare da qualche parte. Poi magari non ha organizzato niente, non lo so, questo non ve lo so dire. Fatto sta che alla fine ho dovuto all'ultimo cambiare regalo. In sostanza avevo visto su Amazon, già lui mi aveva fatto vedere, che gli piaceva un determinato tipo di zaino per la moto, perché lui è stra appassionato di moto, che tra l'altro piace anche a me e che probabilmente mi prenderò anch'io. La verità, sono andati a Ruba, infatti ho fatto una fatica boia a reperirlo sto zaino, insomma, e infatti adesso sicuro che in questi giorni qua prima di Natale me lo prendo anch'io, perché così almeno per gennaio ce l'ho e mi piace tantissimo. È comunque uno zaino specifico per la moto, con addirittura la cerniera che è rivolta verso la schiena, anche bella capiente. Solo che praticamente mi è arrivata oggi, che è martedì, e lui con il mio stesso account aveva ordinato anche altre robe. Non ho ancora capito se effettivamente sono mie, cioè è il regalo per me o cosa, solo che lui le ha ordinate con il mio account perché io ho Prime, e in più le ha fatte arrivare da me perché da me a Milano arrivano prima. Io, cioè, e fino all'ultimo praticamente nessuno di noi due poteva guardare gli ordini, perché anch'io avevo ordinato qualcosa come lui aveva ordinato qualcosa, solo che a me arrivavano le mail e io sono stata strabrava perché ho cancellato le mail, dato che se qualora fosse una cosa per me almeno non mi rovinavo la sorpresa. Fatto sta che alla fine sono riuscita, insomma, a reperire il mio di pacco. Quando praticamente è arrivato, allora, a parte lasciate stare il caos che c'è in camera mia, era tutto impacchettato, è come se fosse un pacco, solo che io praticamente l'ho incartato con la carta di Tiger e ci ho messo qua i washing tape sperando che regga, perché vedete che dentro è così, quindi quando lui stacca apre semplicemente. E dentro appunto c'è questo zaino qui e poi vabbè ci sono anche altre cosine che probabilmente se riesco, se lo apre davanti a me vi faccio la reaction, insomma. Però non è così tanto grande sto zaino, solo che la confezione è gigante e non avevo, cioè essendomi arrivato di sera stasera, alla fine stavo ancora studiando, non sono riuscita a scendere a prendere un sacchettino e tutto, ho detto vabbè senti lo incarto qua, chi se ne frega. E anche perché dentro ci ho messo anche altre due cosine. Nonostante ciò, io adesso devo finire assolutamente l'elaborato del tirocinio, perché se no, madonna, un po' più vicino, che già sono orribile. Devo lavarmi, devo riordinare, cioè c'ho ancora il letto, guardate. Il letto disfatto, sono pronta per andare a dormire praticamente, però devo cercare di, non so, mettere via questo coso, che non so dove metterlo. Oddio mio, sappi che ho fatto un casino per incartarlo, sappilo. Buonasera, allora oggi è
Mercoledì, diciamo, Madonna, 19 novembre, meno 2 alla fine, meno 2, meno 2, meno 2. Allora, cosa dirvi? Niente, volevo rendervi partecipi di questa cosa, nonostante io appunto non voglia, lo sapete che non voglio più parlare tanto in generale di tutto il tirocinio, ma specificatamente questo tirocinio che sto facendo, però oggi è successa una bella cosa, a parte che ho messo il mio primo catetere vescicale maschile, quindi super contenta. Ho messo tipo 3 CVP da sola. I CVP sono le flebo, quindi il catetere venoso periferico con l'ago, canula, insomma. E niente, e quindi sono veramente super fiera, bucando solamente una volta. Praticamente mi hanno pure comunicato che non ho nemmeno fatto male, quindi non chiedetemi, cioè, dopo 1000 fallimenti, 1000 buche a caso, ce l'ho fatta. No, 1000 no. Insomma, no, però sono veramente soddisfatta. Io domani mattina ho turno al mattino e stasera devo andare fuori a cena. Di cui non ho veramente minimamente voglia di andare fuori a cena con praticamente i compagni di piscina di mia madre. Compagni del corso, che io mi chiedo perché mi hanno invitata. Per farvi vedere in anteprima, però senza mostrarveli decentemente, 2 acquisti che ho fatto quando la Fede è venuta qua a Milano. Che è appunto la tinta labbra di Anastasia Beverly Hills, che è della colorazione, aspettate che non si vede, Poet, vedete? Comunque è questa che mi piace veramente tantissimo, ve la farò vedere poi quando la aprirò, che sicuro ne faccio un video. E invece l'altra è questa qui. Allora, io era da tantissimo tempo che volevo una palette di Zoeva, solo che non volevo spendere una barca di soldi di nuovo per prendermi le palette, al che ho deciso di prendermi questa da viaggio piccolina, che costava, se non mi sbaglio, sui 11 euro, 14 euro, una roba del genere. Vabbè, comunque cerchiamo di non spaccarla, volevo farvela vedere, non so se si vedono i colori, aspettate. Comunque è questa, cioè è stupenda, a parte che io utilizzo praticamente tutti questi colori, specialmente i marroni, quelli opachi, sono veramente belli. Poi la palette è piccina, cioè veramente mi piace troppo, vedete, sta in una mano, aspettate, forse così si vede meglio, sta proprio in una mano, è troppo bella. Quindi vabbè, dai, mi sono autoregalata queste 2 cose, insomma, ormai è raro che mi prenda qualcosa, quindi ho detto vabbè dai, ci sta. Buonasera, allora, mamma mia, cioè che delirio. Niente, io sono tornata a casa, ma a dire la verità mi sono addormentata, quindi non so bene, che chiudo perché mi fanno un casino assurdo. Mi sono appunto addormentata e cioè tipo con la bavettina alla bocca, che schifo. Vabbè, alla fine oggi non ho mangiato in tutto ciò. Quando mai mangio io in questa vita? Mai. Comunque, cosa è successo? Dopo il tirocinio sono dovuta appunto... Oh, così si vedono meglio le mie occhiaie, ma perché non metto a fuoco? E sono dovuta appunto, cioè non è che sono dovuta, sono andata praticamente dal moroso, che alla fine gli ho dato il pacchetto e l'ha scartato. Niente, c'è stata la reaction strabella, che penso adesso vi metterò la clip perché l'ho registrata col telefono, perché non avevo la video, cioè la videocamera, insomma. In tutto ciò io l'ho impacchettato qua. Qua? Cioè qua, perché è il pacco di Amazon. Sì. Ah, spacca. Oh, lettine profumate. Gira l'altra verde, leggi. Mojito. Che cavolo, dove l'hai presa la lettina mojito? L'ho trovata. Oh. Bella vaniglia. Bella, 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 bella. Un bacio. Poi.
Ma ti sei preso qualcosa per lo stomaco almeno? No. Ci sono andati in urina stamattina perché mi scoppiava la testa. Te la ricordi? No! L'ho trovata! Bellissimo! Marò, bellissimo! L'hai trovato! Apri. Piace? No, non si vede? Fantastico! Ok, adesso lo mettiamo là. Anzi, ma non so più dove metterla la roba, non so dove... Tanto la renna va via. No. La renna sarebbe quella. Bellissimo! Poi andava via pure questo. Apri, apri. No! Ti prego, dimmi che non ce l'ha, cioè che non l'hai preso. No, lo volevo prendere, ma non l'ho preso. Oddio, no, ma io temevo anche questo. Tra l'altro è strafigo. Me ne voglio prendere uno anch'io. E lui mi fa, tra l'altro, che ridere, mi fa: no, ma io non ti ho preso niente. Gli ho detto: ah, ok, va bene. E io tipo: ok. E lui mi fa: però un certo Nicolas, che sarebbe lui, ok, mi ha detto di lasciare, cioè mi ha lasciato questi tre pacchetti da darti. Cioè, quanto sono bellini i pacchetti, ma no, li adoro. A parte che solo l'unico problema è che perdono una marea di brillantini. Ma secondo voi che cosa mi poteva dire? Non li puoi aprire adesso, cioè li apre a Natale. E io tipo: what? Cosa? Cioè io devo aspettare fino a Natale ad aprirli? Mi fa: ma tu di solito non mica ti li metti sotto l'albero, eccetera. E faccio: sì, però ovviamente mi ha dato tipo le linee guida per aprire i pacchetti. Cioè, aspettate un attimo, perché mi sa che mi sono persa una linea guida. Vabbè, qua c'era. Comunque, vedete, tipo che c'è scritto 3, quindi mi sa che lo devo aprire per ultimo. E qua c'è scritto 2, non so se si nota qualcosa. E qua ovviamente questo è il primo che devo aprire, che, cioè io vorrei capire. No, comunque sono troppo belli, li adoro. Li adoro proprio. E niente. E cos'altro dirvi, ragazzi? Vuole, basta. Vabbè, comunque penso che tanto vloggerò lo spacchettamento dei regali. E a parte questo, io non so se concludere questo vlog o meno, ma penso che appunto lo concluderò. E cioè è talmente gigante il pacchetto che mi fa da ombra e non mi si vede decentemente. Io non so che problemi abbia questa telecamera, che continua a non mettere a fuoco, va bene. Basta, io adesso penso che andrò a mangiare e poi domani è l'ultimo giorno, quindi insomma siamo agli sgoccioli. Comunque volevo farvi notare che sono vestita così da 3 giorni. Cioè, metto sempre lo stesso maglione, dai, i pantaloni oggi almeno li ho cambiati, però cioè sono veramente in uno stato pietoso. E niente, penso che appunto concluderò questo vlog, anche perché poi domani non so se mi metto a vloggare, non penso, ma vloggerò sabato, quindi, però questo ve lo metto online domani e basta. Oh mio Dio, ragazzi, io sono stanchissima, cioè sono veramente esaurita, ma veramente tanto. Non vedo l'ora di andare a casa, cioè sì, di andare a casa. Sei già a casa, caro, ce la puoi fare. Non vedo l'ora che finisca tutto e di godermi almeno il Natale, almeno quello. E Capodanno, ovviamente. Basta, io spero che questi vlog, anche se sono un po' così, vi tengano compagnia. E come al solito noi ci vediamo sicuramente in un prossimo vlog. Peace.